Eccoci qua ragazzi, nuova puntata dedicata a FX Calcio con il Pescara, Delfino, quest'oggi in campo della Virtus Entella Pescara. Ricordo ragazzi che purtroppo Abecasis starà fuori per un paio di giornate, causa espulsione la scorsa giornata, poi andando azione pericolosa subito della Virtus Entella, ma Kosic interviene ultimamente, poi Baronio spazza via. Abbiamo subito rischiato il gol, comunque dicevo Abecasis espulso un paio di giornate per un intervento completamente sbagliato la scorsa settimana. Intanto il fuorigioco, il rischio di prendere il gol, però va bene così, si prosegue con la prossima azione. Zuleschi fa tutto solo sulla fascia, prepara il passaggio per Mascara, ma spazza via la difesa della Virtus Entella, poi grandissima azione con Baronio, palla che però si perde nel nulla, ma si disimpegna il difensore della Virtus Entella e si prosegue. Rimessa laterale del Pescara, Zuleschi ancora prende il pallone, si prepara probabilmente a metterla in mezzo per Sansovini, spazza via il pallone difensore della Virtus Entella, ma grande intervento di Baronio, classe ed esperienza per Baronio. Poi Kosic sbaglia tutto, il Viviani in tentativo di chiusura su Murdolo, poi prova il tiro Murdo a lunga distanza, pericoloso, ma Pellizzoli ci mette la manona. Zuleschi parte alla velocità della luce, come si vuol dire. Zuleschi si allarga, apre per Sansovini, Sansovini per Zuleschi, ma poi sbaglia il passaggio fondamentale e si disimpegna la difesa del Virtus Entella. Ancora Baronio per Bjarnason, ottima posizione, proverà probabilmente il tiro con una rasoiata molto interessante. Candusso, parata molto efficace del Zotti, prova l'azione ma Sansovini ci mette il piedone e si riparte con un'azione ben strutturata con Kosic che apre per Sansovini, poi Mascara ha tutta la porta davanti a sé, Mascara prova il tiro, rete, ed è un gran gol da parte di Mascara. Ragazzi, vi devo dire la verità, ho spostato leggermente i giocatori in avanti, leggermente meno sulla fascia, e devo dire che funziona ulteriormente meglio e quindi si prosegue. Punizione pericolosa per la Virtus Entella, se ne occupa Murdolo con un gran tiro, Pellizzoli ci arriva in maniera plastica e para la pericolosa punizione della Virtus Entella. Scusatemi il naso, comunque vediamo ancora l'azione. Rampanelli. Fa tutto solo Rampanelli, assist per Murdolo prova il tiro pericoloso, ma Pellizzoli compie una parata importantissima, poi così ci si impegna e proseguiamo. Rampanelli sulla fascia, si prepara probabilmente ancora lui al cross per Reginato che prova il tiro, mamma mia la traversa, un tiro straordinario al volo a parte di Reginato. Si prosegue. Caprari ruba il pallone, poi Zuleschi riparte Zuleschi, si prepara, mette in mezzo per Mascara, ma il giocatore del Virtus Entella riesce a spazzare via e finisce qua il primo tempo, Virtus Entella 0, Pescara 1, proseguiamo. Cambio ragazzi per il Pescara, entrerà Bomber Vukušić e sfruttiamo i colpi di testa, mentre entra anche Guana al posto di Viviani, non proprio in giornata di grazie, si prosegue. Zuleschi, giocata magnifica, Rossi ancora per Sansovini, ancora Zuleschi, la mette in mezzo, fantasia, arriva prima dell'arrivo effettivo del giocatore del Pescara che ha provato il colpo di testa oppure il tiro al volo, poi peso da lunga distanza, prova il tiro, un tiro improbabile, Candusso ci arriva ottimamente, l'azione finisce qui. Gianluca Caprari uscirà in questo momento, anche lui cartellino giallo, e allora non voglio rischiare, entrerà Magnero in questo momento qui e si prosegue. Magnero fa tutto da solo, Magnero Bjarnason, ancora lui Bjarnason per Sansovini e poi l'azione si perde, ma Magnero va a correre dietro al giocatore di difesa per fargli commettere qualche tipo di errore, ma il pallone non viene perso assolutamente, ma ancora Guana, fantasia spazza, continuiamo l'azione qui perché non mi sembra buona, poi alla fine si perde nel nulla. Ragazzi, non ci crederete mai, espulso Vukušić, entra e si fa espellere e si prosegue.
ultimo minuto con il Pescara in svantaggio numerico e l'espulsione di Bomber Vukušić. Mamma mia ragazzi, oggi le entrate si sprecano, incredibile, oggi la giornataccia di entrata da killer. E finisce qua ragazzi, anche a rischio, Virtus Entella 0 Pescara 1, espulsione di Vukušić, e si prosegue con la classifica generale. Catania 32, Pescara 29, Siena 24, Modena 23, Spezia 22, Novara 20. Conclude Lanciano, Bari, Ternana, Avellino e Crotone ancora in zona playout, mentre rischiano ancora Cittadella, Latina, Virtus Entella e Provercellium. Tutto resta a proseguire per un campionato molto molto duro e difficile. Marcatori Cassone, Timme, Calegari, Eiffeler e Misiano, con meno battute Gillet, Pierconti, Arona, Astesana e Verardo. Ragazzi, ovviamente mi raccomando, per supportare la serie, like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale anche Dottor Puccio, Fanta dei Pazzi, Falconero e Dario Augusto IV, social in descrizione per qualsiasi notizia, e ovviamente ci vediamo alla prossima puntata con FX Calcio, il vostro Dottor Puccio. E ovviamente sempre forza Pescara. Ciao ragazzi!